Il direttore, addirittura il direttore del nostro centro studi, è certamente anche molte altre cose. È docente di patrologia presso lo Studio Teologico San Zeno, qua a Verona, e nel seminario diocesano è anche direttore spirituale, ruolo non semplice, ruolo delicatissimo, che dice anche la stima per la sua discrezia, per la sua modalità. Così, così misurata e così profonda. E un Grazie Cristina, patrologo, è un grazie. patrologo anche lui, come stavo dicendo, e fra i suoi studi sta tuttora lavorando alla sua dissertazione dottorale che riguarda la presenza, la recezione dell'inno all'agape del capitolo 13 della prima lettera di Paolo ai Corinti in epoca patristica. Quindi gli passiamo la parola e anche il video se lo Sì, riattiva. scusa, mi dice che devi Se... attivarmelo tu, se Ah, te posso. lo devo attivare io, Così mi Selene? dice. Sì. Selene glielo... Ok, adesso va Ecco. bene. Il suo testo, la sua presentazione sarà una sorta di postfazione, quindi anche un raccordo tra i due interventi e sul significato di questo nostro lavoro. Prego, Don Paolo. Inizio col condividere anch'io lo schermo. Ho qualche slide, dimmi Cristina se si vede, credo di sì. Ok. Sì, si vede perfettamente. Sì. Bene, allora questo è il titolo della mia relazione, che un po' serve anche per attirare l'attenzione. Qualcuno noterà forse un'allusione a una canzone di Zucchero di qualche tempo fa, c'è un diavolo in me, diceva Zucchero, diceva Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù. Allora, la mia relazione inizia un po' con questa provocazione. C'è pace qua giù, sapendo che non è facile associare il concetto di pace alla vita terrena, e viene da pensare che sia questo il motivo che ha spinto i cristiani dell'antichità a riprodurre il termine proprio nelle iscrizioni sepolcrali. Basti considerare le formule di commiato, Irene Soi e Pax Tibi, attestate nell'epigrafia cristiana d'Occidente, soprattutto per il III secolo, e ricorrenti nel corso del IV, nella forma stereotipata in Irene e in pace, in pace. In realtà queste formule riprendono il saluto che i primi cristiani si scambiavano quotidianamente quando erano in vita, un'espressione mutuata dallo shalom ebraico e adoperata dallo stesso Paolo nelle sue lettere. Comunque sia, la trasposizione dell'augurio di pace dal mondo dei vivi a quello ultraterreno appare indicativo. Può suggerire all'osservatore delle epigrafi sepolcrali una semplice constatazione, ossia che la tranquillità e il riposo inerenti al concetto di pace non siano cosa di questo mondo. Il termine requies, requiescere, riposo, riposare, presente sugli epitafi di età post-costantiniana, recanti un breve curriculum vitae del defunto, anziché riferirsi a uno stato vissuto nell'aldiqua, sembra più evocare la ricompensa promessa a chi nella vita si sia prodigato per il bene del prossimo con la fatica del proprio lavoro o del proprio ministero. Vi trovate, ad esempio, l'epitafio di Marias, un presbitero. Associato al sintagma in pace, l'espressione si configura come un augurio di beatitudine nella comunione ai beni eterni. E requiesci in pace, che troviamo in questo epitafio, ma anche un altro epitafio di Massima, che viene chiamata Ancella di Cristo, e anche per lei si augura il riposo nella pace. Per tornare nell'aldilà, a proposito di una vita spesa per il bene del prossimo, è difficile immaginare una vita più inquieta e impegnata di quella di Sant'Agostino. Basti qui ricordare la sua tormentata ricerca giovanile, le fatiche pastorali della maturità, Episcopalis Sarcina, le frequenti dispute dottrinali, le imprese letterarie, già stato menzionato De Civitate Dei come magnum opus et ardum. Certamente il caso di Agostino è singolare ma non unico. Per venire alla realtà veronese sarebbe interessante ripercorrere le vicende di Raterio, citato nell'intervento di Fausta, per tre volte vescovo di Verona nel corso del X secolo. Uomo dal carattere sincero e proprio per questo anche un po' difficile. Per dirla con Dario Cervato, Raterio fu il primo nell'Italia settentrionale come parte del rinnovato impero
a segnalare alcuni punti maggiormente bisognosi di riforma, e ciò egli ha fatto con tanta chiarezza nel rilevarne la connessione con la situazione storica, economica e istituzionale, e con tanta forza di porvi rimedio, che l'ambiente e l'imperatore Ottone non hanno trovato altra soluzione che rifiutarlo e lasciarlo cadere, così Dario Cervato. Lasciando per la terza volta la città nell'estate del 968, dopo il processo intentato contro di lui, Praterio portò con sé la più antica immagine di Verona a noi nota, nella quale, come ci è stato ricordato, la varietà degli edifici raffigurati testimonia il fermento di una civitas che, lungi da rimanere ancorata al suo passato, identica a se stessa, motivo per cui oggi facciamo fatica a riconoscere la nostra città in quella immagine, ha rielaborato al suo interno l'eredità romana, riorganizzando spazi, riconsacrando templi e restaurando mura, in un processo che l'ha condotta a esprimere la novità della fede cristiana nel lento sviluppo di una nuova identità. Quell'identità che oggi, a seconda delle varie ipotesi, riconosciamo in quella mappa tardo antica o tardo medievale, un'identità che è rifratta nella sua inedita forma urbis. Possiamo immaginare con sano realismo che questo passaggio da una civitas pagana a una cristiana non sia avvenuto in modo pacifico, senza conflitti. Lo studio sulle persecuzioni anticristiane è stato completato negli ultimi decenni da quello sull'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani. Il riconoscimento come religio licita, insieme a innegabili vantaggi, ha comportato per il cristianesimo nuove sfide e qualche rischio per la fedeltà allo spirito evangelico. In un recente articolo, riflettendo sull'ingresso delle scienze della pace negli ambienti accademici italiani, Giuseppe Lorizio ha riconosciuto, senza qualche imbarazzo, che anche la teologia si è più configurata nella sua storia come una scienza della guerra, anziché una scienza della pace. Riferendo della preoccupazione del Cardinal Numa per la convocazione del Concilio Vaticano I, Lorizio ne riporta anche la motivazione espressa in questi termini. Leggete la storia dei concili. Questa attesta che sono momenti di grande prova, addirittura di violenza, di intrighi, di battaglie, di liti e compromessi. Così Numa. L'esistenza terrena pare dunque segnata più dall'inquietudine, talora generatrice di episodi di violenza, che dalla pace. La tale inquietudine non è esente nemmeno la comunità cristiana nei suoi rapporti interni e con il mondo. Ma da dove viene questa agitazione che ostacola la tranquillità animi a cui tutti aspirano? Agostino c'è maestro nell'indicare il cuore come sede di tale inquietudine, secondo il celebre aforisma tratto dall'introduzione alle confessioni. Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. In poche battute viene qui indicata la condizione esistenziale dell'uomo in ricerca e lo scopo di tale ricerca, raggiunto il quale l'inquietudine sembra dissolversi. Tale scopo è individuato nel riposo in Dio, riconosciuto come sommo bene, secondo la dottrina del finis bonorum che ci è stata ricordata nella prima relazione. Il desiderio, che si esprime concretamente in amor, rende inquieto il cuore nei suoi recessi, poiché esso stesso è una tensione che sollecita la persona a mettersi in moto verso l'oggetto su cui ha posato lo sguardo e di cui avverte il bisogno. Per rimanere ai concetti espressi nel De Civitate Dei, il desiderio può orientare il cuore, inteso come il centro della personalità, in due direzioni essenziali, verso l'io o verso Dio, all'amor sui o all'amor dei. Nel contesto di quest'opera, Agostino inserisce il concetto di cuore su uno sfondo comunitario, illustrando la genesi, lo sviluppo e la fine delle due civitates generate dai rispettivi amori. Tali civitates, prendendo a prestito le considerazioni di Luigi Alici, non devono essere pensate come due comunità disincarnate e simboliche, e nemmeno come due istituzioni esteriori, identificate unicamente dallo spazio che occupano, così Alici. Il desiderio, amore che tende all'unione, è ciò che consente alle società umane di esistere, generando la consonanza dei cuori attorno a un comune obiettivo. Concordia, ossia la solidarietà, che tuttavia può essere nel bene
o nel male. Si parlava di concordia ordinata, e ci può essere anche una concordia, una consonanza di cuori disordinata. Tale amor, come è capace di proiettare il singolo oltre a se stesso per aprirlo alla vita comune, è anche in grado di schiudere le porte della città all'accoglienza di nuovi popoli, sull'esempio della Civitas Dei Peregrina, che convoca al suo interno cittadini da tutte le nazioni, ci dice Sant'Agostino, senza badare a differenze di costumi, leggi e istituzioni. Tuttavia, per riprendere le parole di Alici, anche l'amore della Civitas può essere insidiato da una fragilità endogena, frutto di una patologia egoistica che inocula anche nel corpo sociale un virus autodistruttivo. L'amore di sé, principio antisociale per antonomasia, alimenta la logica distruttiva non solo in ambito personale, ma anche a livello di vita domestica, cittadina, nazionale e mondiale, così ricorda Agostino nel libro XIX. Di solito questo amore egocentrico si associa al desiderio e al possesso dei beni terreni, verso i quali l'oculus cordi, l'occhio del cuore, rivolge la sua attenzione nella speranza di trovare in loro sicurezza e stabilità. Nel far questo, però, l'ordine della creazione e della socialità viene pervertito. I beni terreni, seducenti per la loro bellezza e bontà, eppure sottoposti alla mutabilitas del mondo, sono scambiati per degli assoluti, e in tale ricerca l'amore, tramutato in cupiditas, favorisce nelle relazioni umane logiche opportunistiche e arroccamenti difensivi. In questo senso la pace, nella sua classica accezione di tranquillitas ordinis, si colloca in una posizione di confine, come preannuncio della Pax Celestis. Nella sua dimensione terrena, come abbiamo visto, essa è affermata sia dall'ordine naturale della creazione, sia dal tentativo della civitas hominum di assicurare una forma di convivenza civile attorno alla giustizia distributiva. Nella sua facies celeste, benché peregrina, la pace si configura come attuazione dell'ordo amoris, nel quale Dio, sommo bene, viene riconosciuto come meta del desiderio dell'uomo, da cui nasce, per l'accoglienza della grazia, l'amore di dilezione che trascende in se stesso nella cura del prossimo, la dilezio. L'ordo amoris, principio della Pax, rivela all'uomo il vero bene di cui godere, rispetto al quale i beni terreni assumono un valore relativo strumentale. La Civitas Dei Peregrina, convocata da Dio, è chiamata ad annunciare tra la Civitas Hominum questo nuovo ordine con la testimonianza della vita. Essa, nella sua condizione peregrinante, sa bene di non poter contare solo sulle proprie forze, riconoscendo in se stessa la tensione di una volontà malferma e la lentezza nell'adesione al bene, contemplato qui solo nella fede, per speculum in enigmate, e non ancora nella visione diretta, face ad face. Non è pertanto possibile, approfondendo le immagini paoline, espresse nella lettera dei Colossesi e agli Efesini, far coincidere esattamente l'uomo vecchio con il non cristiano e l'uomo nuovo con il cristiano, per quanto il battesimo collochi effettivamente la persona nell'inedito orizzonte della grazia. Di fatto, l'ingresso nella comunità ecclesiale per la riemersione dal fonte battesimale abilita l'uomo a partecipare al mistero del corpo totale di Cristo, il Christus totus agostiniano. Questo inserimento nell'interazione tra la grazia di Dio e la libera risposta della persona sintonizza poco a poco il desiderio dell'uomo su quello di Cristo, orientandolo all'amore del Padre nella comunione dell'unico Spirito. Illuminanti a tal proposito sono le spiegazioni dell'Ipponate rilevate da Vittorino Grossi nel suo contributo Il cor nella spiritualità di Sant'Agostino e da Cristina Simonelli nel commento all'esposizione al Salmo 37 per la rivista Esperienza e Teologia. Tra gli auxilia, che contribuiscono a far nascere e crescere il desiderio di Dio, Agostino individua la Divina Scrittura, l'Assemblea del Popolo, la celebrazione dei misteri, il Santo Battesimo, il canto delle lodi di Dio, la nostra stessa predicazione. Tutto ciò converge, ultimamente, attorno alla memoria di Cristo,
ricordo efficace del suo mistero pasquale di passione, morte e risurrezione, scopo della missione della Chiesa. Commentando il titolo del Salmo 37, nella versione latina dipendente dai 70, che riporta Salmo di David per la memoria del sabato, Agostino riferisce il sabato alla vicenda umana di Gesù Cristo e in particolare al mistero della sua passione, come si evince dal commento tipologico ai singoli versetti. Paradossalmente, la meta del desiderio, teso di per sé al futuro, viene qui individuata nel ricordo di un evento, chiuso a prima vista nel suo passato, ossia nel sabato inteso come il compimento della vita di Cristo nella sua passione. D'altro canto, con la risurrezione, questo evento viene liberato dalla confisca del tempo, aprendo ad ogni credente l'orizzonte della speranza. Così Agostino può affermare: il ricordo del sabato è speranza. Il desiderio dell'uomo, inquieto ed esposto alla dispersione e alla disperazione, basti guardare la ricorrenza nel Salmo latino dei termini gemitus, clamor, rugitus, viene così riguadagnato al traguardo che gli è proprio, ossia all'amore di Dio. Lipponate invita il proprio interlocutore a far continua memoria di questo sabato, nel quale si è espressa compiutamente la carità di Dio per l'uomo. Così dice Agostino: se sempre permane la carità, tu sempre gridi. Se sempre gridi, sempre desideri. Se desideri, ti ricordi della pace. Nel ricordo desiderante del sabato, che diventa una vera e propria preghiera incessante, si apre un varco sulla pace del sabato che non ha sera, resa possibile per l'unione di Cristo capo con le membra del suo corpo. Questa pace, vera ed eterna, desiderata dalla Civitas Dei nel suo pellegrinaggio sulla terra, non abolisce, ma porta a compimento i diversi tentativi di attuazione della concordia da parte dell'uomo, che aspirando al sommo bene non è ancora giunto a riconoscerlo e a lodarlo. Con la sua fatica pastorale e con l'ingegno credente, Sant'Agostino è ancora oggi testimone per la città degli uomini di una pace sofferta ma autentica, la quale, come il bene, la luce e il pane per cui ci si affatica nell'esodo terreno, non attende altro che di essere trovata in Dio, il cui volto il credente già contempla nel ricordo grato del sabato di suo figlio. Grazie.